Allora, ragazzi e ragazze, oggi avviamo un nuovo capitolo. Fino ad ora abbiamo parlato, diciamo, di cinematica e dinamica, mischiandole un po' insieme quando era necessario. Oggi cominciamo col capitolo energia nei fluidi. Allora, voi sicuramente avete fatto in fisica, però cerco di richiamare brevemente qualche concetto base. Allora, intanto noi parliamo nella meccanica dei fluidi, parliamo giustamente meccanica dei fluidi, parliamo di energia meccanica. Che cos'è l'energia meccanica? L'energia, diciamo, consiste nelle due energie, energia potenziale ed energia cinetica. Laddove l'energia potenziale, e quindi escludendo per esempio energia termica, energia elettrica, tutti gli altri tipi di energia. L'energia meccanica si chiama così appunto perché deriva da forze meccaniche, vale a dire forze che anch'esse non sono né forze di origine elettrica né forze di origine termica, sono forze come la forza di gravità, la forza materiale che un corpo esercita su un altro corpo. Per esempio, se io spingo, non so, se spingo una macchina che non si accende, sto esercitando una forza meccanica, oppure la forza di una molla, no? Sono tutte forze meccaniche che danno origine a energia meccanica. Quindi, come ho detto, cos'è l'energia meccanica? Così molto in breve, e vediamo come si divide l'energia meccanica, cioè in energia potenziale e energia cinetica. Allora, potenziale. Qualcuno sa dirmi in 10 secondi che vuol dire energia potenziale? Allora, la terza, giustamente ci suggerisce energia che potenzialmente può trasformarsi in energia cinetica, può diventare energia cinetica. Una curiosità, potenziale, potente, potenza, sono tutte diciamo parole che derivano dal latino potis, che vuol dire esattamente questo. Cinetica deriva dal greco invece kinesis, che vuol dire movimento, da cui per esempio la parola cinema, la parola ipercinetico, persone che gesticolano troppo, cioè, e praticamente tutti i meridionali, diciamo, e tutti noi meridionali. Allora, l'energia potenziale. Probabilmente voi come energia potenziale conoscete quella, forse soltanto diciamo, un sottotipo come di energia potenziale, cioè energia potenziale gravitazionale, che probabilmente già lo scusate, magari lo sapete già, però cerco di essere breve. Praticamente se c'è diciamo c'è un corpo che è vincolato su un piano, no? È vincolato nel senso è poggiato su un piano, diciamo, la sua distanza dal piano è zeta,
Attenzione, se ci fate caso, io non ho preso la distanza del baricentro, perché essendo un corpo di volume finito, quindi non è la distanza del suo, avrei dovuto fare la distanza del baricentro in questa posizione dal baricentro una volta arrivato al suolo. Ma siccome avrei complicato le cose, ho fatto la distanza dalla base del corpo a questo piano qui, che è il piano orizzontale di riferimento, POR, piano orizzontale di riferimento. Qui, che vuol dire di riferimento? Che su questo piano noi intendiamo che la quota è zero. Questa, diciamo, è una decisione nostra arbitraria, perché questo, per esempio, guardate quel televisore lassù. Quel televisore appunto è poggiato su un piano. Se cadesse, sarebbe logico pensare che si romperebbe sul pavimento. Allora, è logico assumere come piano orizzontale di riferimento il pavimento di una stanza. Quindi un oggetto poggiato come quel televisore su uno scaffale, viene meno lo scaffale fa da vincolo, no? Gli impedisce di cadere. Se lo scaffale cade, si rompe, il televisore precipita sul pavimento e quindi ci conviene assumere come zero delle quote il pavimento della stanza. Allora, e se questo oggetto cade, qual è la forza che lo fa cadere? La forza di gravità, cioè questa forza che viene esercitata dal pianeta Terra verso tutti gli oggetti che stanno, come dire, nelle sue vicinanze, laddove le vicinanze possono essere anche la distanza Terra-Luna, però diciamo per rimanere fra le cose nostre. Quindi il pianeta Terra esercita questa forza di gravità. Noi chiamiamo, per esempio, peso. E quindi, nel momento in cui questo scaffale viene rimosso o si rompe, questo oggetto cade sul pavimento. E la forza di gravità compie un lavoro, no? Compie il lavoro, lo possiamo chiamare dall'inglese work, quindi W, è dato da cosa? Dai, altri 4 secondi. Forza per spostamento, dove la forza è il peso e lo spostamento in questo caso è zeta. Compie questo lavoro. Allora, questo lavoro che compie la forza di gravità o che potrebbe compiere la forza di gravità, quindi potrebbe, in che senso potrebbe? Potrebbe se venisse rimosso questo vincolo, lo scaffale, no? Allora, la forza di gravità potrebbe, può compiere questo lavoro. Quindi questo lavoro per ora, finché tutto è a posto, il televisore sta lì e non cade. Quindi questo lavoro, grazie al cielo, non viene compiuto. Finché non viene compiuto, questo lavoro equivale a una energia potenziale. Quindi che cos'è l'energia potenziale? Energia, mo se scrivo P qua, si confonde con P, energia potenziale, va. Ok, finché quindi questo lavoro non viene compiuto, possiamo dire che questo oggetto possiede una energia potenziale, ma questa energia potenziale è dovuta a una forza, abbiamo detto, alla forza di gravità. Per cui questa energia potenziale è l'energia potenziale gravità.
gravitazionale, no? Energia potenziale gravitazionale. E a questo punto un concetto importantissimo nella meccanica dei fluidi, ma in particolare nell'idraulica, che è quello di energia specifica. Energia specifica. Allora si definisce energia specifica il rapporto tra l'energia posseduta da un corpo qualsiasi diviso il suo peso. Ah, dimenticavo, il lavoro, l'energia sono grandezze scalari e questo prodotto è un prodotto scalare. Quindi energia diviso peso, che vuol dire energia diviso peso? Diciamo in pratica la potremmo chiamare anche energia unitaria, volendo. Perché unitaria? Energia per unità di peso, un po' come se noi prendiamo il prezzo di un prodotto dichiarato al supermercato, trovate, non so, per il pane può essere 3 euro al chilogrammo peso. Quindi quei 3 euro al chilogrammo peso, no, chilogrammo peso, quei 3 euro al chilogrammo peso cos'è? E mettiamo che sia una di quelle forme di pane, non so, di Matera, di Laterza, da 2 chili. Vuol dire che quel pane, sì, da 2 chili, io lo pago 6 euro, ma il suo prezzo unitario è 3 euro al chilogrammo peso, no? Nell'energia specifica, quindi diciamo, con questa terminologia lo potremmo chiamare il prezzo specifico, volendo, no? Però sulla targhettina giustamente c'è scritto prezzo unitario 3 euro al chilogrammo peso. L'energia specifica è un concetto simile, solo che invece del denaro, del prezzo, qui c'è l'energia. Energia per unità di peso, dove per unità di peso però in genere noi intendiamo Newton, ma potrebbe anche essere al chilogrammo peso, volendo. Quindi è l'energia posseduta da ogni Newton di quell'oggetto. Per questo ho detto, potremmo anche chiamarla energia unitaria, no? Con un termine più commerciale. Allora, parlando in generale, noi per esempio, allora, questa vale per qualsiasi forma di energia, anche l'energia cinetica, come vedremo. Quindi un corpo possiede dell'energia cinetica, potenziale, non ci interessa. Se quell'energia noi la dividiamo per il peso del corpo, otteniamo appunto l'energia per unità di peso del corpo, quell'energia per unità di peso si chiama energia specifica. Quindi ricordiamoci che l'energia specifica è l'energia per unità di peso. Attenzione a quel per, non vuol dire moltiplicato, perché noi in italiano abbiamo purtroppo questa ambiguità, come dire, per ogni unità di peso. Dunque, allora, questa è la definizione di energia specifica. E però c'è una cosa che a noi interessa molto, cioè se, per esempio, l'energia potenziale gravitazionale, chiamiamola per brevità E con G,
Abbiamo detto che è peso per dislivello dal piano orizzontale di riferimento. Queste lettere tipo questa Z, voi riuscite a leggerle da dietro? Si vedono? Ok. Quindi abbiamo detto peso per il dislivello. Però se noi appunto vogliamo di questa energia, da questa energia vogliamo trovare l'energia specifica, che dobbiamo fare? Dobbiamo dividerla per il peso, l'abbiamo appena detto. Quindi dividiamo il primo termine per il peso, scusate, il primo membro per il peso, e anche il secondo. Quindi possiamo scrivere che l'energia potenziale gravitazionale diviso il peso, me ne sto andando sempre più giù qua, è dato proprio dal dislivello. Generalizzando, noi possiamo scrivere che, dato che l'energia ha comunque come dimensioni l'energia, ha forza per spostamento. Se noi dividiamo questo per la forza, quindi otteniamo che l'energia diviso la forza, diciamo, in gioco, è proprio uguale allo spostamento. Se la forza è il peso e lo spostamento è un dislivello, otteniamo questa formuletta qui. Allora, l'altezza, cioè la lunghezza, cioè qualsiasi lunghezza, si esprime in metri come unità di misura, no? E quindi normalmente noi possiamo dire che questo, per esempio, questo oggetto posato sullo scaffale ha un'energia specifica di zeta metri. Se quell'altezza, così a occhio, sono 3 metri, quel televisore ha un'energia specifica di 3 metri. Quindi a volte si dice un'energia di 3 metri, così per brevità, no? Parlando un po' veloce, cioè quello c'ha un'energia di 3 metri. Vuol dire un'energia specifica di 3 metri. Quindi noi la esprimiamo in metri. Ma quei metri, perché uno potrebbe dire, guardando, come l'energia mo si esprime in metri, non si esprimeva in joule. Appunto, perché non è proprio energia, ma è energia per unità di peso. Quindi, magari invece di metri, noi potremmo mettere anche, potremmo esprimerla in joule, joule al newton. Quindi potremmo dire che l'energia specifica di quel televisore, se non vogliamo dire di 3 metri, diremo che è di 3 joule al newton. Cioè ogni newton di quel televisore possiede 3 joule di energia potenziale gravitazionale. Allora, stessa cosa per un liquido che sia fermo o in movimento, non cambia. Quindi se noi abbiamo un liquido,
una qualsiasi, diciamo, particella di questo liquido ha una certa energia potenziale. Generalmente si prende come piano orizzontale di riferimento, si prende il fondo del recipiente. Non è, diciamo, sempre così, però generalmente è comodo prendere il fondo del recipiente. Quindi, per esempio, in questo caso, rispetto al fondo del recipiente, questa è la Z. Questa è la forza di gravità P. Quindi noi diciamo che questa particella d'acqua possiede un'energia potenziale gravitazionale P per zeta e quindi un'energia specifica pari a zeta. Questa zeta noi la chiamiamo altezza geometrica. Questo vale solo nel caso dei liquidi. Sì, diciamo, no, vale, può valere anche per gli aeriformi, perché anche un aeriforme, come dire, poggia sulla terra, no? Però adesso sto parlando prevalentemente, sto parlando soprattutto dei liquidi. Altezza geometrica. Quindi l'altezza geometrica ci dà un'informazione sull'energia potenziale gravitazionale di una massa liquida, comunque piccola o grande, o meglio, sull'energia specifica gravitazionale di questa massa liquida. Quindi, ok. Su questo ci sono domande, è chiaro? Poi, adesso faremo l'energia specifica di pressione. Allora, quindi questa anzi aggiungiamo giusto per specificare che è un altro tipo di energia potenziale, l'energia di pressione. Vediamo un po'. Allora, se dunque, un attimo.
Allora, dunque, dunque. Vediamo un po' che cosa ho disegnato. Vediamo qualcosa di simile, diciamo, a un sistema di vasi comunicanti, no? Abbiamo dell'acqua ferma. Perché dico che è ferma? Perché qui diciamo, è chiuso, questo tubo finisce qui, quindi l'acqua almeno qui è ferma. Quindi abbiamo un recipiente, un serbatoio collegato a un tubo. Questo tubo è chiuso, cioè finisce qui, e qui c'è un altro tubo che, diciamo, è collegato fisicamente, ma non c'è passaggio di acqua, no? Ora, noi sappiamo bene dal principio dei vasi comunicanti che se rimuovessimo. Mettiamo che questo sia rimuovibile, una saracinesca, un qualcosa. Se lo rimuovessimo, l'acqua che farebbe? Salirebbe fino qui alla stessa quota alla quale si trova l'acqua in questo recipiente. Ovviamente sottintendo che questo recipiente è molto largo perché. Se questo recipiente fosse stretto, magari come questo tubo, qui si innalzerebbe, però qui si abbasserebbe, quindi questo complicherebbe. Come? No, di qua diciamo che questo è larghissimo.
E se non è larghissimo, c'è un sistema che lo riempie, più come la vaschetta di uno scarico, no? Quindi, diciamo, se noi aprissimo questa saracinesca, l'acqua arriverebbe qui senza un abbassamento qui nel serbatoio principale. Va bene? Allora, vediamo un po'. Abbiamo qui una molecola in mezzo a questa massa d'acqua, abbiamo, diciamo, tante masserelle d'acqua, di cui questa è una. No? Se rimuovessimo la saracinesca, molto probabilmente questa masserella o chi per lei salirebbe fino alla, diciamo, al livello del pelo libero qui nel serbatoio. Quindi, se un corpo si muove di una certa distanza h, in questo caso, sotto l'azione, perché si muove, stava fermo, togliamo il vincolo e si muove. Che vuol dire? Che era sottoposto ad una forza di cui magari noi non sapevamo l'esistenza, no? È come questo oggetto qui. Questo oggetto qui sta fermo. Però togliamo, quindi noi non sappiamo, ma ci sarà, facciamo finta che non sappiamo la fisica, eccetera. Ci chiediamo, ma questo corpo c'è una forza, è sottoposto a qualche forza, boh. Però se togliamo questo scaffale, diciamo questa mensola, e il corpo cade, diciamo, ah caspita, allora era sottoposto ad una forza, che nella fattispecie è la forza di gravità. Qui, stessa cosa, non lo sappiamo, o magari adesso già abbiamo cominciato a sapere che è sottoposto alla forza di gravità, che però tira verso il basso, no? Però noi vediamo che rimuovendo questo vincolo, la masserella d'acqua, che è il nostro corpo, diciamo, in esame, sale fino ad arrivare qui su, no? E quindi diciamo, ah, caspita, anche qui, diciamo, ah, caspita. Quindi c'era una forza, ed era una forza che spingeva verso l'alto. Che forza è questa? Per esempio, qui, se invece di avere una, non so, una saracinesca, non so, di acciaio, di qualche materiale, avessimo, diciamo, se il sistema fosse così, e qui avessimo magari una membrana abbastanza resistente, però un po' elastica, diciamo, sottile, vedremmo che questa membrana che forma assumerebbe? Io penso che assumerebbe una forma di questo tipo. Perché? Perché c'è la pressione? Benissimo. Quindi su questa saracinesca, così come su questa particella, agisce una forza di pressione che quanto vale? Questa forza di pressione, questa pressione in formule, quanto vale? Pressione uguale, legge di Stevin, peso specifico per l'altezza. In questo caso, però attenzione a non confonderci, è più che altezza, magari diciamo profondità. Altezza è giusto, però per capirci meglio, diciamo profondità. Gamma per profondità. Attenzione, perché la profondità qui non è la profondità sotto la saracinesca, è la profondità sotto il pelo libero qui. Perché questa particella subisce la stessa pressione che subisce, per esempio, questa particella o questa. Perché sono tutte alla stessa profondità H. Quindi esiste questa pressione. Se c'è una pressione, c'è anche una forza. Quindi noi moltiplicando questa pressione per l'area della particella, no? Se questa è la particella, diciamo la ingrandiamo un po', se questa è la particella,
Questa qui, diciamo, il disegno non è granché, però questa qui possiamo dire che è la sua area. Quindi è sottoposta a una pressione e questa pressione, può essere, come dire, è associata ad una forza che è, la possiamo chiamare spinta idrostatica uguale pressione per area. Va bene. Quindi, se diciamo noi rimuoviamo, vediamo se ci riesco. Allora, con un colpo di bacchetta magica, tac, ha funzionato, vedi? Prima c'era, adesso non c'è più. Quindi abbiamo rimosso questo vincolo, no? Adesso l'acqua è libera di fare cosa? Di salire, no? Quindi il tubo si riempirà e magari questa particella o una sua compagna da trovarsi sotto, diciamo, da trovarsi. Ecco, questa era la traccia, diciamo, dove stava la saracinesca. La particella si è trovata qui. Quindi ha subito uno spostamento proprio pari ad H. Allora, vediamo un po'. Prima di spostarsi questa particella, a quali forze era sottoposta? Era, diciamo, era sottoposta intanto alla forza di gravità o al peso proprio, se preferite. Spinta S sta per spinta idrostatica. Lo metto tra parentesi, idrostatica, perché esiste anche la spinta idrodinamica, ma non è questo il caso. Diciamo che questa qui è la spinta idrostatica. Quindi, diciamo, la forza che ha fatto salire questa particella è venuta un po' di sguinci, è la spinta idrostatica. Ora, io qui non ci interessa sapere se è maggiore la forza di gravità o la spinta idrostatica, non ci interessa. È solo per dirvi che questa particella è sottoposta a due forze. La forza di gravità che agisce direttamente su di che la forza di gravità che spinge verso il basso, anziché tira verso il basso, e queste forze di pressione, spinta idrostatica, che tendono a spingerla verso l'alto. Rimosso l'ostacolo, prevale su questa particella la forza di pressione e la particella sale fin qui. Quindi viene compiuto un lavoro. Non parlate fra di voi, ragazzi, che mi distraete, no, anche se parlate della lezione, per dire, però cercate. Se avete domande, fatele a me. In questo caso prevale la spinta. Può anche darsi che qui ci sia, poi nella realtà, può anche darsi che questa particella magari fa la strada che vi ho detto io. Altre particelle,
altre particelle nella realtà potrebbero, magari altre particelle che si trovano qui, potrebbero magari essere inizialmente spinte su, poi a causa dei vortici che si creano tornare giù, magari tornare alla stessa quota, o magari addirittura spinte dai movimenti tornare sotto. Però fatto sta che l'acqua, quello che voglio dire qui, è che l'acqua, il pelo, come dire, il limite superiore dell'acqua si sposta da qui, si sposta fin quassù. Mediamente. Questo non vuol dire che le particelle che stanno qui, tutte allineate in prima fila, come un plotone, prende e arrivano tutte quante ordinatamente qua sopra, perché il fenomeno qui sarà caotico. Se noi rimuoviamo questo ostacolo, qui si creeranno vortici, eccetera. Però ci saranno questa che vi sto facendo vedere qui è una visione lagrangiana del movimento, in cui si segue il singolo oggetto materiale. Però noi preferiamo un approccio euleriano, in cui guardiamo dove si trova l'acqua inizialmente, qui, a questa quota, qui. Dove si trova l'acqua alla fine del fenomeno? Si trova qui su, a quest'altra quota. Quindi noi, come modello semplificativo, prendiamo una particella che magari ha avuto la, non so se la fortuna, diciamo, comunque il caso di percorrere, di fare un percorso che l'ha portata qui su. Non ha nemmeno importanza se il percorso sia stato rettilineo oppure magari così. L'importante è che alla fine della fiera è arrivata qui su, perché il suo spostamento comunque è stato H, no? Lo spostamento è stato H. Se vediamo lo spostamento come vettore, è questo. Dunque, dicevo, allora noi dovremmo adesso esprimere il lavoro compiuto dalla forza come si chiama, dalla forza di pressione, che potremmo chiamare V con S. Il problema è che questo esprimere il lavoro fatto dalla forza di pressione è una cosa piuttosto complicata, perché poi in realtà questo sarebbe il lavoro fatto da una forza variabile, che ci complicherebbe le cose. Perché variabile? Perché in questo momento la forza è S, ma se per esempio noi spostassimo, ma non voglio pasticciare qua, se noi spostassimo, però questa era la posizione iniziale, se noi spostassimo la saracinesca piano piano, non so, da qui la alzassimo, se invece di una saracinesca fosse uno stantuffo, faccio per dire, e lo spostassimo qui su, allora la particella occuperebbe questa nuova posizione. In questa nuova posizione, però, attenzione, la pressione non sarebbe più la stessa, perché qui era H, quando era qui la profondità era H. Adesso qui sarà H con 1, no? Che è minore. Quindi questo, diciamo, questo si chiama lavoro compiuto da una forza variabile lungo il moto ed è una cosa complicata. Allora noi faremo una cosa più furba, siccome siamo io personalmente sono sfalso, voglio fare una cosa più facile. Allora faccio un altro ragionamento. Una cosa che anche questa si studia in fisica è che se per esempio se c'è un corpo, non so, c'è un corpo e questo corpo è sottoposto a due forze, mettiamo che il corpo si muova in questa direzione.
Quindi uno dice, vabbè, il lavoro l'ha compiuto la forza D, la chiamo D perché va verso destra, no? E questa è la forza S perché va verso sinistra, non perché sia... Questa è D, non... Forza D, forza destra e forza verso sinistra. Però, in questo caso, se il verso, mettiamo che il verso positivo sia quello verso destra, come si fa tradizionalmente. Ok, la forza D compie un lavoro e questo corpo si sposta, che so, in quest'altra posizione qui, che sono 1, 2, 3, 4, 5 quadretti, diciamo 5 metri. Quindi D. Anzi, si sposta di una distanza x. Anzi, di una distanza orientata x. La forza D che lavoro compie? Quindi il lavoro di D. È forza per spostamento? Allora sarà D per x. Però quello che magari è meno immediato da capire è che anche la forza S compie un lavoro. Però se abbiamo stabilito che il verso positivo è il destro, destro, abbiamo anche un lavoro compiuto dalla forza S, cioè la forza sinistra che va verso sinistra, che è dato da S per meno X. Quindi, stessa cosa qui, se questa spinta idrostatica variabile, quindi io metto una S generica, se il lavoro fatto dalle forze di pressione, W con S, è dato da S per H, si dice che la forza di gravità compie un lavoro il cui valore assoluto è uguale, ma semplicemente è cambiato di segno. Quindi è uguale a meno W con P. E meno W con P è dato da P per H. Quindi, ma qui è meno W con P. Quindi se W con P è negativo, meno per meno è uguale a P. Quindi possiamo affermare che questa particella d'acqua possiede un'energia potenziale di pressione, allora energia di pressione chiamo E con P minuscolo, perché io per me la P minuscola è pressione, la P maiuscola è peso. Ossia un'energia potenziale di pressione pari al proprio peso per la profondità. Quindi di conseguenza, la sua energia specifica di pressione è energia di pressione diviso peso. E ci viene proprio H.
che noi chiamiamo perché geometrica, quando quella geometrica era il peso per l'altezza sopra il piano di riferimento. Quella piezometrica, dove piezo è la radice di pressione, è il peso per il dislivello dal pelo libero. Per esempio, qui prendiamo il recipiente, facciamo il caso del recipiente. Quindi adesso possiamo, già sappiamo di più sull'energia potenziale di questa particella. Magari ne faccio, vabbè, ne faccio un altro disegno. Per la profondità, cioè per la distanza dal piano orizzontale di riferimento. Ma adesso con un disegno, dovremmo chiarire tutto. Si è fatta a mano, maledetta, dice. Il meglio è nemico del bene. Aspetta, ora. Questa è H, questo è Z, questo è il piano orizzontale di riferimento. Allora, questo molti anni fa si avremmo il Partito Comunista Italiano, invece PCI sta per piano dei carichi idrostatici.
altezza geometrica, prendi in considerazione l'altezza della particella a pelo di pennello, mentre quella piezometrica dà un pelo Alla particella, cioè alla particella. diciamo, dalla particella al piano orizzontale di riferimento è la z, altezza geometrica. Dalla particella in su fino al pelo libero è l'altezza geometrica. Scusate, altezza. Io questo è la divisione della testa che sono il ventesimo di livello dal pelo libero al pelo di riferimento attraverso una particella Questo là, piezometrica. piezometrica, che l'energia di pressione. Altezza piezometrica, Ah. perché il peso per il No, dislivello dal pelo libero no, al pelo attenzione, l'altezza è l'altezza. L'altezza piezometrica praticamente è la profondità. preso in considerazione come la particella al pelo libero, quindi Dalla particella al pelo libero. mentre quella altezza geometrica è dalla particella al piano di Dalla riferimento. particella al piano orizzontale di riferimento. Allora, quindi ancora della terminologia. Quindi è chiaro, l'altezza piezometrica non è altro che la profondità della particella, spesso chiamata anche affondamento. A volte invece di profondità si trova affondamento della particella. Allora, questi sono due piani, cioè due figure geometriche. Quindi dovete proprio immaginare dei piani di cui noi vediamo le rette. Come dire, le rette sono l'intersezione per esempio, del piano dei carichi idrostatici, nel mio caso, con lo schermo del computer. Nel vostro caso, questa retta è l'intersezione del piano dei carichi idrostatici col vostro foglio di carta, sul quale state scrivendo. Chi scrive ancora sulla carta? Allora, dunque, se noi sommiamo queste due altezze, che attenzione, non dimentichiamoci, queste due altezze sono energie specifiche, rappresentano anche delle energie. Se noi le sommiamo, abbiamo qui z più h, no? Allora, z più h
Ah, beh, mi ero dimenticato una cosa, porca miseria. Manga. Però me l'ero dimenticato. Un sinonimo di energia specifica per quanto riguarda l'idraulica è il carico, cioè è la parola carico. Però il carico, diciamo, non si usa tanto né per l'energia cinetica né per l'energia specifica potenziale. Si usa carico a volte per dire carico piezometrico o carico idrostatico. Carico piezometrico è sinonimo di altezza geometrica. Carico idrostatico è sinonimo di quota piezometrica. Quindi. Quota piezometrica o carico idrostatico. Allora, sono un attimo solo. Ah, un'ultima cosa, poi facciamo pausa. Allora, questo è un esempio che io vi ho fatto, diciamo, di un serbatoio a pelo libero, no? Ma la stessa cosa può avvenire in un serbatoio in pressione. O anche in un tubo con acqua in movimento, eh. Io che ci siamo, facciamo questo esempio. Questo è un tubo con acqua in movimento. Su questo tubo possiamo anche qui inserire un piezometro. Attenzione che. Non ve l'ho mai detto. Non vi ho mai detto cos'è il piezometro? Ah, allora è il momento di dirlo. Giusto appunto, no, stavo dicendo, adesso vi dico cos'è un piezometro. Era questo che facciamo una piccola parentesi. Allora, abbiamo in questo caso una corrente, ma la stessa cosa, diciamo, questo è un tubo dove l'acqua potrebbe muoversi o non muoversi. Il rubinetto è chiuso, l'acqua non si muove. Non, in questo momento non ha importanza. Allora, su questo tubo possiamo inserire un altro tubo. Io l'ho fatto piuttosto largo, però diciamo, di solito sono più. Poi i piezometri, sì, però vi ho detto i manometri, no? Più o meno cosa sono. Il piezometro, ma io mi ricordo che quando abbiamo fatto la pressione, qualcosa vi devo.
Ah, vabbè, allora adesso lo faremo meglio. No, no, ma era giusto per capire se ero, come dire, completamente il cervello se n'era andato, quindi qualcosa ho detto. Va bene, va bene. Allora, in questo caso, noi non sappiamo se c'è un pelo libero, sappiamo, per esempio, nel caso precedente, qui a monte c'era un serbatoio a pelo libero. Qui non sappiamo niente. Dice questo è un condotto impressione, punto. Perché sia impressione non lo sappiamo. Ci può essere una pompa, ci può essere un serbatoio, non lo sappiamo. È impressione. Basta. Allora, se noi innestiamo questo tubo perpendicolare al tubo, diciamo, al tubo principale. Questo tubo si chiama piezometro, cioè misuratore di pressione. Allora, cosa succede? Stessa cosa qui, se noi rimuoviamo o diciamo apriamo una comunicazione tra il tubo principale e il piezometro, cosa succederà? L'acqua è in pressione e quindi salirà. Di quanto salirà? Ora vediamo. Tanto lo decidiamo noi sul. Allora, quindi io adesso rimuovo questo, diciamo, vabbè, ho fatto anche delle piccole falle qui. Io, mettiamo. Ok. Allora l'acqua sale. Ah, dicevo, immaginiamo in questo caso che ci sia, prima ho fatto una particella d'acqua che si trovava proprio sotto la saracinesca, no? Adesso immagino una particella d'acqua che si trovi nella mezzeria del condotto, quindi nel baricentro di questa sezione. E può essere. Quindi dicevamo, quando si innesta un piezometro, l'acqua sale proporzionalmente alla pressione, no? Quindi questi evidenziatori, se vai in orizzontale, sono grossi, se vai in verticale, sono scomodi. Diciamo l'acqua sale fino a questo livello. E può essere che una delle particelle che stanno qui arrivi fin qua sopra. Io prima ho fatto l'esempio di una particella che stava a questa quota, no? Abbiamo detto che arriva fin qua sopra, però non è detto che ci arrivi per forza, può anche darsi che si fermi a metà, può anche darsi che sia spinta più sotto, però fatto sta che diciamo, il livello dell'acqua si innalza, però quando parliamo di un condotto in pressione, noi prendiamo come riferimento nel condotto l'asse baricentrico. Se vogliamo. Anzi, è preferibile indicare anche un piano orizzontale di riferimento. Allora, qui abbiamo
Meglio che mi sto zitto. Vabbè, allora abbiamo questo piano orizzontale di riferimento. Cioè, volevo fare una cosa. Vabbè, va bene così, come non detto. Allora, vediamo qual è l'energia specifica in questo condotto in pressione, le energie specifiche. Allora, abbiamo, anzi, prendiamo questa volta magari non l'energia della particella, ma l'energia della corrente, o comunque della corrente che magari è ferma, quindi della massa d'acqua. Allora, abbiamo qui, come H nelle correnti in pressione, diciamo, si prende a riferimento l'asse maledetta Giuda. Scusate. Ma ragazzi, per favore, allora, vediamo quali sono le energie in gioco in una corrente in pressione o comunque in una massa d'acqua in pressione. Quindi, il piezometro, che cos'è? È un tubo che noi innestiamo perpendicolarmente all'asse del moto, no? E quindi che succede nel piezometro? Che l'acqua si innalza. Fin dove si innalza? Fino al piano dei carichi idrostatici. Cioè, se la pressione corrisponde, mettiamo che questi siano metri, 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo 5 metri d'acqua, che sono all'incirca mezzo bar. Quindi se il bar sono all'incirca 10 metri, la pressione qui corrisponde di 5 metri d'acqua, corrisponde all'incirca a mezzo bar. Ah no, scusate, volevo dire se, perché noi misuriamo la pressione relativamente a questo asse. Siccome qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 metri, quindi possiamo scrivere che H, per esempio, è uguale a 6 metri. Z invece è uguale a 3 metri, perché noi prendiamo la quota non del tubo, così della base del tubo, ma la quota dell'asse baricentrico del tubo. Quindi in questo caso, se i quadretti sono metri, abbiamo Z uguale 3 metri. Quindi abbiamo altezza geometrica Z, 3 metri, altezza piezometrica H, 6 metri, di conseguenza abbiamo la quota piezometrica
z più h uguale 3 più 6 uguale 9 metri. E questa, ripeto, si chiama, abbiamo detto, quota piezometrica o carico idrostatico o ancora quota del piano dei carichi idrostatici, però si usa poco perché è lunga, diciamo. Quello che si usa di più è quota piezometrica, però carico idrostatico è anche molto diffuso, quindi ricordiamoci che questi 9 metri sono anche, vengono chiamati anche carico idrostatico della corrente in questa sezione. Abbiamo detto qual è la sezione? Ma diciamo che questa è la sezione. Allora, quindi abbiamo parlato di, riassumendo, diciamo, fino ad ora di cosa abbiamo parlato, di di altezza geometrica e altezza piezometrica, cioè in quiete o in moto, non importa. Quindi insieme l'altezza geometrica e l'altezza piezometrica costituiscono il bagaglio, il patrimonio di energia potenziale della massa d'acqua, cioè la somma dell'energia potenziale gravitazionale e dell'energia potenziale di pressione. Quindi le due forme di energia potenziale. Perché due forme? Perché sono dovute a due forze diverse. La gravitazionale ha la forza di gravità o peso, l'energia di pressione ha la forza di pressione. Va bene, allora facciamo pausa. Allora ragazzi, ho ricevuto alcune domande, faccio una breve, come dire, interruzione, ho ricevuto alcune domande sullo strato limite, dalle quali si vede che forse non sono stato abbastanza esplicito su alcuni concetti. Volevo solo dire, cioè almeno una cosa brevissima, lo strato limite è una regione di spazio, chiaro? All'interno della quale avvengono determinati fenomeni, i fenomeni che abbiamo studiato. Quindi lo strato limite a rigore non è un fenomeno fisico. I fenomeni fisici che è una regione dello spazio all'interno della quale avvengono determinati fenomeni fisici, cioè il rallentamento della corrente in arrivo, probabilmente la sua trasformazione da laminare a turbolenta, e questi sono i fenomeni. Ma ripeto, lo strato limite è una regione di spazio che ha un determinato spessore. Vedete, qui ho fatto delle parentesi graffe. Lo strato limite inizialmente è sottile, ecco, anche qui è strato limite, e va gradualmente espandendosi questa regione chiamata strato limite, finché non diventa, come si dice, completamente sviluppata, se vogliamo, matura, no? Quando arriva qui lo strato limite è maturo
E il suo confine con la regione indisturbata, quindi dove qui c'è ancora la corrente indisturbata, il suo confine si va allontanando dalla superficie, da questa superficie, fino a diventare parallelo alla superficie. Ok, solo questo. Torniamo a noi che stavamo dicendo. Allora, abbiamo visto stamattina, fino ad ora, che una massa d'acqua possiede un'energia potenziale che si divide in energia potenziale gravitazionale ed energia potenziale di pressione. Divise per il peso della massa d'acqua, noi otteniamo delle altezze. Queste altezze si chiamano, in un condotto in pressione abbiamo la Z, che è l'altezza geometrica, corrisponde all'energia specifica, all'energia potenziale gravitazionale, e quindi è il dislivello della massa d'acqua dal piano orizzontale di riferimento. Nel caso di una corrente in pressione, che vuol dire il dislivello della massa d'acqua? È il dislivello dell'asse baricentrico, dell'asse del condotto rispetto al piano orizzontale di riferimento. L'energia potenziale di pressione, invece, è il dislivello sempre dell'asse del condotto rispetto al piano dei carichi idrostatici, che è il piano fino al quale arriva diciamo, l'acqua se si innestasse un piezometro qui nel tubo. L'acqua salirebbe fino a una certa quota, che è appunto la quota dei carichi idrostatici o quota piezometrica Z più H. Sicuramente ho dimenticato qualcosina, cioè veramente. Vabbè. Ah, ecco. Guardiamo un attimo, sempre l'energia potenziale. Prima l'abbiamo vista in un serbatoio a pelo libero, adesso guardiamola in una corrente a pelo libero. Una corrente a pelo libero è una corrente che scorre in un alveo. E nell'alveo la corrente può essere parallela al fondo. Vabbè, la facciamo parallela, se no poi. Allora, prendiamo una sezione. Allora, le sezioni dovrebbero essere perpendicolari, per esempio, se la corrente è in moto uniforme, quindi pelo libero e fondo alveo sono paralleli, le sezioni dovrebbero essere perpendicolari al fondo o al pelo libero. Di fatto, in realtà, siccome le pendenze sono molto basse, si approssima la sezione, quella proprio rigorosa, la si disegna verticale. Okay.
Allora, qui diciamo se il fondo è inclinato, chiaramente il fondo non può avere la funzione di piano orizzontale di riferimento. A meno che il fondo potrebbe anche essere orizzontale, ci sono i canali, diciamo, le corsi d'acqua che per un certo tratto hanno un fondo orizzontale. Però diciamo, non è il caso che ho disegnato. Allora, però l'ho fatto troppo. Vabbè, prendiamo quest'altra sezione. Allora, noi abbiamo visto nelle correnti in pressione che si prendeva come riferimento per le altezze, per le quote, l'asse baricentro. Ragazzi, io sento questo brusio, per favore, mi dà fastidio. Si prendeva come riferimento per quote, altezze varie, si prendeva l'asse baricentrico della corrente. No, vedete qui c'era un asse di riferimento che era quello baricentrico, no? E da qui si prendeva, da qui in giù era quota, era altezza geometrica. Da qui in su, fino al piano dei carichi idrostatici, è altezza piezometrica. Va bene? E se lo libero in questo caso rappresenta. Oh. In questo, il ruolo che aveva questo asse qui viene assunto dal fondo alveo, dal fondo alveo. Quindi la Z qui però è piccolo, vediamo se ingrandisco. Quindi per questa sezione il piano dei carichi idrostatici è questo. Scusate. Un attimo, è un momento cruciale. Quindi, ripeto, per questa sezione il piano dei carichi idrostatici è questo. O la quota dei carichi, anzi, però questo, aspettate, questa linea così lunga è fuorviante, può trarre in inganno.
Quindi diciamo qui abbiamo la quota piezometrica. No, H verticale, H verticale. Un attimo, aspetta, fammi finire di disegnare. Allora, in una corrente a pelo libero, l'altezza geometrica, quindi mi correggo rispetto a prima, la funzione che prima, che nelle correnti in pressione aveva l'asse baricentrico, qui ce l'ha il fondo alveo. Quindi, cosa vediamo? Che la zeta, l'altezza geometrica, è dal fondo alveo al piano orizzontale di riferimento. Quindi dal fondo alveo in giù fino al piano orizzontale di riferimento. La altezza piezometrica H è dal fondo alveo fino alla quota del pelo libero, che corrisponde al piano dei carichi idrostatici. Professore, Sì. ma prima dobbiamo considerarsi l'asse baricentrico di pressione, perché la molecola che va dentro lì dell'acqua stava in posizione, però, se andiamo a considerarsi il fondo alto, il fondo del Sì. cuore. Allora, sì. Prima mi diceva, adesso mi stava dicendo Ventura, prima abbiamo preso l'asse baricentrico perché c'era una molecola qui, su quest'asse baricentrico. Allora, probabilmente mi sono espresso male, non volevo dire che prendiamo l'asse baricentrico perché qui c'è una molecola. Io ho preso questa molecola. Il contrario, ho preso questa molecola perché, guarda caso, in quel momento si trova, come dire, nel posto sbagliato, al momento sbagliato, cioè si trova sull'asse baricentrico. Ma sì, in realtà io ho preso questa molecola sull'asse baricentrico perché nelle condotte in pressione si prende l'asse baricentrico come riferimento per convenzione, per metterci tutti d'accordo. Sappiamo che dobbiamo prendere quello e tutti prendiamo questo asse baricentrico come riferimento per altezze e quote, ma è una convenzione. Così come è una convenzione prendere il fondo alveo come riferimento per altezze e quote varie nelle condotte a pelo libero. Quindi diciamo questa è la distribuzione delle due forme di energia potenziale in una condotta a pelo libero. Quindi questa qui è l'altezza geometrica, quindi l'energia potenziale gravitazionale, ed è questo dislivello qui, vedete? Questa qui invece è l'altezza piezometrica, che è il dislivello tra fondo alveo e il pelo libero.
facciamo il simbolo del pelo libero qui. Allora, quindi adesso abbiamo parlato dell'energia potenziale in un serbatoio a pelo libero, in un condotto in pressione e in una corrente a pelo libero. Non confondetevi tra l'esempio che abbiamo fatto qui nel condotto, nel serbatoio, abbiamo preso una molecola qualsiasi, ma era giusto per introdurre il concetto di energia specifica. Quindi questo ci è servito per dimostrare che cos'è l'energia specifica e quali sono i due tipi di energia specifica che possiede questa particella. Ma come li possiede questa particella? Li può possedere una particella più grande o tutta la massa d'acqua. Quando invece veniamo, e questo è un discorso generale introduttivo, se invece parliamo di una corrente a pelo libero, ci rifacciamo alla convenzione, non c'è un motivo proprio scientifico, è un motivo di comodità scegliere come riferimento, diciamo, da cui far partire l'altezza piezometrica e l'altezza geometrica, è una questione di comodità e di convenzione fra tecnici, fra studiosi. Noi sappiamo che quando parliamo di una corrente a pelo libero e diciamo altezza piezometrica, non ci si confonde fra colleghi, no? Tutti sappiamo che si parla di H, che H è questa. Se invece sappiamo che stiamo in una condotta in pressione, sappiamo che H è questa e Z è questa, quindi tutte e due a partire dall'asse baricentrico. È una convenzione, anzi sono due convenzioni, una per le condotte in pressione e l'altra per le condotte a pelo libero. Allora adesso passiamo a parlare della terza forma di energia, o meglio, della seconda forma di energia cioè l'energia cinetica. Allora, prendiamo una qualsiasi massa d'acqua, no? Per esempio all'interno di una corrente, prendiamo una massa d'acqua qualsiasi, potrebbe essere questa. Questa massa d'acqua possiede una massa e possiede una velocità. Allora, un corpo che possiede una massa e una velocità, cos'altro possiede? Un'energia cinetica. Benissimo. Un mezzo m per v. Ho detto, ho fatto l'esempio di questa massa d'acqua, ma potrei anche prendere la massa d'acqua compresa fra queste due sezioni, no? Tutta questa.
Allora, questa quindi è la sua energia cinetica, è il prodotto, la metà del prodotto della sua massa per il quadrato della velocità. Va bene? E adesso io vorrei l'energia, ecco, l'energia, e con C la chiamo, energia cinetica. Adesso io vorrei la sua energia cinetica specifica, cioè diviso il peso di questa massa d'acqua. E come lo posso ottenere? Non è difficile. Allora, il peso è dato dal... Il peso è una forza, quindi massa per accelerazione. In particolare, questa forza è la forza di gravità, quindi abbiamo massa per accelerazione di gravità. Quindi io posso, per ottenere questa, diciamo, l'energia cinetica specifica, devo dividere per il peso. Quindi, devo fare un mezzo di mv al quadrato, tutto diviso il peso, cioè massa per accelerazione di gravità. Massa e massa si semplificano, il risultato, vabbè, diciamo, viene un mezzo di v quadro su 2g, no, un mezzo di v quadro su g, scusate, e quindi si scrive energia cinetica specifica è data da V quadro su 2G, che si chiama altezza cinetica. Quindi, ricapitolando, aspetta, dunque, altezza cinetica. Noi abbiamo raffigurato prima sia l'altezza geometrica, sia l'altezza piezometrica, noi le abbiamo raffigurate, abbiamo visto proprio con gli occhi che cosa sono. E l'altezza cinetica, come facciamo a visualizzarla? Allora la visualizziamo con i piezometri, se la vogliamo, o con i tubi di Pitot, con il tubo di Pitot, che in effetti è una forma di piezometro, però è un piezometro particolare. E quindi prendiamo, ad esempio, prendiamo una corrente in pressione. Giusto, hai ragione. Tubo di Pitot. Allora, prendiamo una corrente in pressione. Su questa corrente in pressione
innestiamo un piezometro, una cosa che già ci è familiare, no? E diciamo che in questo piezometro troveremo acqua fino, diciamo, fino a questa altezza. Dopodiché gli innestiamo, teniamo presente, il piezometro inserito qui mi dà l'altezza piezometrica relativa a questa sezione. Adesso, dicevo, innestiamo un altro piezometro però a L. Vediamo. Vabbè, voleva essere nero, poi. Perché se io lo voglio nero, non me lo fa Vabbè, diciamo che qui dovrebbe essere, non dovrebbe essere a gomito, però diciamo, qui dovrebbe essere arrotondato, però non è. Vabbè. Allora, abbiamo qui che la corrente entra in questo piezometro a L, no? Entra e poi che fa? Risale, no? Come minimo dovrebbe risalire. Dovrebbe risalire fino alla quota che aveva raggiunto nel piezometro normale, no? Anzi, già che ci siamo, faccio anche il piano dei carichi idrostatici qui. Attenzione, questo è il piano dei carichi idrostatici relativo sempre a questa sezione. Piano carichi idrostatici. Mettiamo anche l'asse baricentrico che mi ero dimenticato di farlo.
Allora, dunque, torniamo al nostro piezometro. L'acqua sale qui perché c'è una pressione idrostatica. Però attenzione, io ho sempre detto si innesta perpendicolarmente alla condotta. Perché perpendicolarmente alla condotta? Perché se il piezometro è innestato perpendicolarmente alla condotta, non risente della spinta idrodinamica. Cioè, tutti noi sappiamo che se facciamo il bagno in un fiume, diciamo in un fiume che non va troppo veloce, dove si può fare il bagno, noi sentiamo una corrente, no? Magari se ci attacchiamo a una corda, a qualcosa, a uno scoglio, sentiamo la corrente che ci viene contro. Quella non è, questa sensazione che abbiamo noi non è la pressione idrostatica, è la pressione idrodinamica. E se qui c'è una corrente, appunto, se qui a valle c'è un rubinetto aperto, l'acqua si muove, specifichiamo che l'acqua si muove, cioè ha una sua velocità. Ha detto che il pietro proposto perpendicolarmente sulla corrente non risente. Non risente della pressione idrodinamica, ma solo di quella idrostatica. Prego. Quindi questa è la V, cioè la velocità media della corrente. Oh, il fatto è che se noi, diciamo, se qui mettiamo per esempio un sensore di pressione, no? Immaginiamo che questo sensore di pressione, faccio qui, abbiamo un tubo, abbiamo una corrente che va a questa velocità e mettiamo un sensore di pressione in questa posizione. Un sensore di pressione ha una membrana, questa poi è collegata, diciamo, a tutto un sistema elettronico. Se mettiamo un sensore di pressione in questa posizione, questo di che pressione risentirà? Allora, vi dico subito che risentirà solo della pressione idrostatica. Ma se lo giriamo su se stesso o ne mettiamo un altro qui, in questa posizione, risentirà sia della pressione idrostatica, perché comunque qui, in questo punto, c'è una pressione idrostatica, ma in quella posizione risentirà la membrana anche della pressione idrodinamica, quindi risentirà di due pressioni. Quindi in questo punto, o se vogliamo, nella bocca di questo piezometro a L, ci sono due pressioni. Una è quella idrostatica e viene visualizzata qui dal piezometro normale. L'altra è la pressione idrodinamica. E che fa la pressione idrodinamica? Spinge il liquido qui fino a farlo risalire oltre il piano dei carichi idrostatici per una certa altezza. Allora, disegniamo adesso un altro piano, noi lo disegniamo come una retta. Che arrivi qui alla quota che ha raggiunto l'acqua nel piezometro L. Bene, noi volevamo visualizzare
come si chiama, l'altezza cinetica. Eccola qui. Beh, non è un granché questa freccia di quota. Comunque, diciamo che questa qui è l'altezza cinetica, mentre l'altezza piezometrica H è la solita che noi conosciamo. E parte, abbiamo detto, dall'asse baricentrico fino al piano dei carichi idrostatici. Quindi questa è Se vogliamo mostrare anche la Z, non è un problema. Facciamo un piano orizzontale di riferimento. Potrebbe coincidere anche con la parte inferiore del tubo, però poi sarebbe scomodo per scrivere, eccetera. Quindi lo faccio qui. Piano orizzontale di riferimento. Oh, fatto sta che, dunque facciamo la Z, che va appunto dall'asse baricentrico mi è venuta grossa. V quadro, no, non c'è una lettera. Si scrive V quadro su 2G, si scrive in maniera esplicita, diciamo. Potremmo scrivere H con C, ma non si usa tanto. Io a volte scrivo H con C quando ho poco spazio. Però normalmente si scrive V quadro su 2G. Quindi ecco, abbiamo le tre altezze, vedete, che sono le tre forme di energia, di cui sì, sono tre forme, ma perché l'energia potenziale qui assume, diciamo, si presenta sotto due forme, quella gravitazionale e quella di pressione. Qui, se vogliamo completare, facciamo la quota piezometrica. Ecco, quindi ecco le tre forme di energia. Potenziale gravitazionale, la Z, potenziale di pressione, la H, altezza piezometrica, e energia specifica cinetica, cioè l'altezza cinetica, che è questa qui. È come dire, quest'altezza, questo sovrappiù di altezza che assume l'acqua se il piezometro è innestato, diciamo, alla bocca esposta alla corrente, perpendicolare alla corrente. Questo sistema si chiama tubo di Pitot. Come? È un piezometro a L. Accoppiato a un piezometro normale,
Però il piezometro L da solo ci fa vedere l'altezza totale, ma non ci fa distinguere l'altezza cinetica da quella piezometrica, cioè ce le dà tutte e due insieme. Esatto, di cui le prime due compongono l'energia potenziale. Quest'ultimo piano, quindi il tattico, si chiama piano dei carichi totali. Quindi piano dei carichi da giù, piano orizzontale di riferimento, piano dei carichi idrostatici, che ci indica appunto l'energia potenziale, e piano dei carichi totali, che ci indica il patrimonio di energia totale della corrente. Quindi possiamo adesso direi tubo di Pitot vediamo la stessa cosa in una corrente a pelo libero. Io qui ho fatto per semplicità, ho fatto una condotta impressione in moto uniforme, farò anche una corrente a pelo libero in moto uniforme. Quindi, innanzitutto disegniamo l'alveo. E disegniamo il pelo libero se in moto uniforme il pelo libero sarà parallelo all'alveo. Allora, vabbè, dobbiamo fare il piano orizzontale di riferimento. Qui in effetti si potrebbe fare coincidente con l'alveo, però vabbè, facciamolo separato. Poi facciamo il piano dei carichi idrostatici. Specifico che io intendo questa corrente come priva di forze dissipative, quindi un moto in condizioni ideali.
facciamo poi il piano dei carichi idrostatici. E infine il piano dei carichi totali. Piano carichi idrostatici e piano carichi totali. Prendiamo una sezione e facciamo le tre altezze, no? Allora, abbiamo quindi abbiamo zeta quadro su 2G. Se volendola visualizzare, diciamo, possiamo anche inserire un piezometro, un tubo di Pitot. Quindi se il moto ideale, qui non c'è differenza, la velocità nella corrente coincide con la velocità media. Quindi possiamo inserire il tubo di Pitot dove vogliamo. Quindi magari lo inseriamo anche qui in mezzeria. Com'è? Il corso d'acqua è una corrente a pelo libero. Mentre la differenza con le correnti in pressione è che se noi inserissimo un piezometro normale qui, cioè se lo inserissimo in una corrente a pelo libero, non succederebbe niente, l'acqua non salirebbe all'interno del piezometro, proprio perché la corrente non è in pressione. Non sarebbe più pesante. Come? Sarebbe più pesante. Se fosse stata in pressione, qui sarebbe salita, cioè se questo invece di essere un pelo libero fosse, come dire, la parte superiore del tubo, qui sarebbe risalita in un condotto in pressione. Abbiamo detto che se noi mettiamo uno AL, un piezometro AL, uno normale e uno diciamo perpendicolare, la differenza è diciamo una decina e quindi non deve risalire, perché sarebbe solo in quella AL, quello perpendicolare no. Però la differenza Non ti sto capendo. è una visione. Stai parlando di quello a pelo libero? Sì. Cosa di pressione? Sarebbe punto di salita o della. No. E vabbè, però.
Però è a pelo libero. Sì, io ho detto, vabbè, allora lasciamo stare. Questa, l'immagine del pelo libero è questa. L'immagine, il disegno del condotto impressione è questo. Nel condotto impressione abbiamo che la corrente ha questo limite superiore, che è dato dalla parete del condotto. Mentre nella corrente a pelo libero il limite superiore non è dato dalla parete del condotto. È semplicemente che l'acqua il pelo libero ha quella quota. Sopra il pelo libero c'è l'atmosfera. Quindi potenzialmente il pelo libero è libero di salire. Per esempio, se il condotto a parità delle altre condizioni si restringesse, allora qui vedremmo, se qui si restringe, allora il pelo libero risalirebbe, sarebbe costretto a risalire. Ma qui il pelo libero è questo, il limite della corrente è il suo pelo libero, la sua superficie libera. Qui invece la corrente è costretta, è confinata, no? Superiormente, mentre qui non è confinata superiormente. Essendo confinata superiormente ed essendo in pressione, se trova, diciamo, uno sfogo, una via di uscita, qui risale. Mentre nella corrente a pelo libero non risale. I piezometri che si usano, in realtà poi ci sono dei casi in cui si mettono i piezometri nelle correnti a pelo libero, ma non come ho disegnato qui. Se per esempio abbiamo un albero, anche un albero naturale, eh? Qui, e noi vogliamo conoscere l'altezza piezometrica, che viene chiamata anche nelle correnti a pelo libero, viene chiamata anche tirante idrico. Un metodo che adesso si usa un po' meno perché c'è l'elettronica, però un metodo che comunque ha un suo perché è questo. Si scava qui nella sponda si inserisce un tubo, qui diciamo c'è una piccola costruzione con apparecchiature varie, eccetera. L'ho fatto un po' grandetto il tubo. E da qui dentro si misura fin dove arriva l'acqua. Quindi questo è un piezometro inserito trasversalmente alla corrente, però inserito non sul pelo libero, perché non avrebbe senso. Un piezometro inserito sul pelo libero, un qualsiasi tubo, diciamo, inserito sul pelo libero, non servirebbe a niente. Vedrei che qui dentro l'acqua sta allo stesso livello della superficie libera circostante, non me ne faccio niente. Invece, se, diciamo, in determinate condizioni, è utile inserire. Ah, veramente io qui l'ho fatto un po' troppo su, in effetti è una cosa abbastanza stupida. Perché poi se c'è magra, poi non ho la misura. Diciamo che l'avrei dovuto fare più o meno alla base. Quindi questo no. E questo sì. Così vedrei l'acqua risalire fin qui, cioè i vedrei. Gli strumenti, diciamo, in questa capannina
Qui ci sarebbe probabilmente un galleggiante, come quelli, avete mai guardato dentro una cassetta dello scarico del bagno, di quelle classiche, quelle del bel tempo antico? C'è un galleggiante qui che è collegato a una puleggia, insomma, no, è inutile. Qui c'è tutta una serie di sistemi che, grazie a questo galleggiante, mi rivelano l'altezza della corrente nel fiume. Questa può essere una cosa molto comoda, un fiume grande, difficilmente accessibile, anche se oggi è un po' superata dall'elettronica. Questo giusto per dire che questo è un piezometro. Quando si inserisce un piezometro, una corrente a pelo libero, serve a questo. Vabbè, sono il 28, ci fermiamo qui, d'accordo.